Amici di Spazio 5, siamo in compagnia di Alessandro Corbelli, giocatore dei Bassotti. È stata una vera e propria impresa, ve l'aspettavate? Sicuramente sotto di 4-2 no, perché comunque la loro squadra è molto forte e noi venivamo da un periodo non bello, con una sconfitta sabato scorso per 10-0, quindi non ci aspettavamo, no, sicuramente no, però il campo poi dice la sua, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta noi, siamo contenti e speriamo sia un punto di partenza per la stagione. Adesso arriva la Final Four, ci credevate? Sì, perché col risultato di 2-1 fuori casa ci bastava il minimo sforzo per riuscire ad arrivare. Ci siamo allenati bene, ci siamo preparati in maniera di poter superare l'ostacolo, ce l'abbiamo fatta e quello che sarà sarà. È un successo che riscatta il 10-0 della scorsa settimana proprio con il Castellamonte. Sì, assolutamente sì, perché è una brutta batosta e in una settimana ci siamo allenati appunto per questo, perché sapevamo di non essere così tanto inferiore a loro e il campo l'ha dimostrato e questo volevamo. Grazie. Stefano Crestetti, giocatore del Castellamonte. Eravate in vantaggio di 3 gol, ma alla fine è calato il buio. Eh sì, siamo andati sopra 4-2, poi l'abbiamo preso un po' sotto gamba, ci siamo fatti recuperare, rimontare e alla fine è andata male. La Final Four sembrava una conquista e invece è stato un sogno svanito. Eh sì, l'andata abbiamo vinto 2-1, oggi siamo venuti giù con la voglia di vincere, di far bene, di andare a farci questi 2 giorni in montagna, divertirci e invece siamo venuti qua, vincevamo 4-2, poi non so cosa ci è preso e fanno loro alla Final Four, speriamo che facciano bene, che si divertano, che... e noi li guarderemo.